questi diritti, si parla però di lavoratori autonomi, non etero organizzati, che però corrono con le biciclette. E questa cosa mi desta un po' di preoccupazione. Spero che adesso, interpretandola, possiamo davvero essere rassicurati del fatto che con quella norma non si torni alla casella numero uno del gioco dell'oca e che debbano di nuovo ricombattere, anche perché mi risulta che le piattaforme si stanno già organizzando per far apparire occasionali le prestazioni dei lavoratori. Concludo dicendo che io credo che la legge sulla rappresentanza vada fatta, è una tappa importante, e proprio in ragione delle cose che ho detto si può sperare di trovare in questa composizione parlamentare attenzione per dei testi di legge che vanno bene a noi, che vanno bene alla CGIL, che contengano quegli elementi di democrazia che Tiziana auspicava e che per esempio la Fiomma ha sempre cercato di valorizzare con la riforma, con il referendum, le conferme, eccetera, eccetera. Non so se attraverso l'applicazione del 39 o altro, ma credo che questo sia un passaggio molto importante, anche se non risolutivo, ma in ogni caso, ecco, cauto ottimismo nel fatto che forse si può portare qualche cosa a casa nel campo del diritto del lavoro in controtendenza rispetto a quello che abbiamo dovuto subire negli ultimi tempi. Speriamo bene. Salve.